25 e 26 maggio Santa Margherita si veste di stupore, fantasia, emozioni, meraviglia, divertimento, gioia. Queste le parole che avete scelto per questa sesta edizione? Sì, queste sono solo alcune delle parole che abbiamo scelto, perché era complicato riassumerlo in delle parole, altrimenti insomma non si sarebbe chiamato Porto di Parole. E sicuramente ci sarà tanto stupore, perché quello che abbiamo scelto è proprio stupire. Però quest'anno importante è la nota sociale di questo evento, che assume sempre di più un carattere sociale, perché nel tempo abbiamo previsto di strutturare di concerto con il Comune di Salerno, con l'assessorato alle politiche sociali, un progetto che duri un anno e che porti poi alla fine all'evento Porto di Parole. Momenti di spettacolo strabilianti ancor più degli altri anni. C'è il gradito ritorno del coro pop col maestro Ciro Carovano, ma ci sono anche tanti artisti stranieri che arrivano a stupire appunto i bambini. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo girato un po' i vari festival italiani e internazionali per scegliere un parterre di artisti che insomma fosse nelle nostre corde, ma soprattutto fossero spettacoli per famiglie, per bambini. Una nuova edizione di Porto di Parole, due giorni si ricomincia da Santa Margherita. Quali sono le novità? Sì, siamo alla sesta edizione, le novità sono tantissime. Abbiamo più di 20, più di 30 laboratori la mattina per le scolaresche, verranno 800 bambini la mattina del 25 e li accoglieremo grazie a Ciccio Pasticcio, che per l'ennesima volta, oramai un amico, animerà tutta la mattinata. Ma la novità già dalla mattina è la presenza di decine di scrittori e illustratori che vengono da tutta Italia, realtà artistiche che si esibiranno il pomeriggio, ma hanno dato l'opportunità di gestire e fare laboratori con i bambini già dalla mattina. E poi il pomeriggio del 25 e 26 veramente c'è di tutto. Abbiamo contattato varie realtà artistiche, dal circo alla danza, al teatro narrazione, i fratelli Far Brothers Sicilia, che apriranno una mogolfiera all'interno della quale ci sarà un teatro di luci e ombre, ci saranno i ragazzi della danza verticale, Café Lulé. Credo di aver dimenticato altre 100 cose che faremo. Un'altra cosa importantissima, una grandissima novità che ci tengo a sottolineare, è la presenza dei regalastorie. Genitori, professionisti, per 5 incontri si sono formati per regalare, raccontare storie ai bambini all'interno dell'evento. È una presenza massiccia, perché saranno più di 30 persone inserite in alcune aree nelle quali regaleranno per l'intera manifestazione racconti e storie ai bambini. Questa per noi è una grandissima novità, perché fa emergere il senso di comunità educante che vogliamo sottolineare nella nostra manifestazione. Comunità educante che riparte dalla Biblioteca Saremo Alberi, che a Santa Margherita, come dire, segna una realtà davvero importante. Non perché Santa Margherita sia un quartiere a rischio, come molti dicono, forse esagerando, ma perché oggettivamente c'è bisogno di questa attenzione. Sì, la nostra idea è di togliere quell'etichetta che talvolta diventa tale, che è di periferia. L'idea è che il quartiere Santa Margherita, Pastena, non solo per due giorni, diventi il centro culturale però della città. E lo facciamo durante questa manifestazione, ma in realtà la manifestazione è semplicemente un epilogo di un percorso che facciamo durante l'anno. La partecipazione di tutta la comunità del quartiere, non solo, è segno evidente che sta crescendo qualcosa. È un segno di appartenenza ad un qualcosa dedicato, sì, ai bambini, ma in realtà i cui protagonisti veramente sono tutti. Porto di Parole è ormai una realtà consolidata per il quartiere. Una realtà consolidata, e giustamente le dicevano, in un quartiere periferico della città, quindi la cooperativa ha creato questo momento eccezionale per i bimbi, rivolto a tutti quanti. Tra l'altro è un momento anche per conoscere dei quartieri diversi oltre a quelli del centro, e da parte mia e quindi di tutti quanti gli altri invitiamo le famiglie e tutti i bimbi a partecipare a questa iniziativa, perché è veramente qualcosa di eccezionale che raramente si trova sui territori nazionali anche. Ora c'è anche parecchia aspettativa dopo 5 edizioni di successo. Ci sono le aspettative, ne siamo pienamente consapevoli, lavoreremo per far sì che questo continui a crescere. Naturalmente i progetti avanzano con dei tempi e delle modalità giuste,
Siamo accanto a loro, siamo contenti che loro stanno facendo questo lavoro, li accompagneremo ancora e ci divertiremo insieme. Porto di Parole è ormai una realtà consolidata, questo percorso con Saremo Alberi è iniziato parecchio tempo fa. 6 anni fa. È iniziato un percorso importante in città. Quest'anno, al di là di quello che è stato l'accompagnamento che l'amministrazione comunale ha sempre dato nel mettere a disposizione quello che loro chiedevano come assessorato e come politiche sociali, quest'anno abbiamo dato un contributo, insomma, per poter arricchire ancora di più questa iniziativa che cresce anche nei numeri, poi sarà detto nella conferenza stampa, insomma, credo che ci sono circa 800 bambini che saranno protagonisti, insomma, di questa iniziativa, e credo che è un assessorato come quello delle politiche sociali, un settore che è impegnatissimo, insomma, su quello che è il, come dire, l'investimento sulla cultura, dell'educazione, il confronto, non potevano assolutamente non tener conto di questa iniziativa e collaborare in modo più stretto, insomma, per far crescere sempre di più un'iniziativa che già ci troviamo a livelli abbastanza alti. Insomma. Crescono le aspettative per questa edizione? Sì, assolutamente. Io ho parlato ieri sera proprio con uno degli organizzatori, insomma, e mi diceva che hanno dovuto anche un po' frenare perché c'era una presenza che poteva essere raddoppiata oltre gli 800, insomma, circa 1600 persone. E poi la cosa bella è farla in un quartiere della città di Salerno che diventa, come dire, oggetto di attenzione per tutta la città, ma soprattutto per le famiglie, per i minori e per i bambini, insomma, su un progetto importante che è quello di educare i bambini a leggere, insomma, e questo sicuramente ti darà la possibilità, attraverso anche le fiabe, insomma, ti darà la possibilità di aprire quello che noi facciamo sempre, il confronto tra i giovani, insomma, e la cultura, appunto, della crescita educativa.